E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare della quarta fiamma. Più precisamente andremo a vedere quali sono i segreti che si celano all'interno della forgia di Gofannon e in quella di Izanami, per scoprire qualcosa di più sulla quarta forgia. Come sappiamo, le forge sono sempre stati dei luoghi avvolti da una grande aura di mistero. Il gioco ci fornisce infatti pochissime informazioni riguardo a queste e riguardo alla Mele Nera. L'unica cosa che sappiamo è che l'Armeria Nera era composta da queste tre famiglie: Izanami, famiglia cinese, Volund, famiglia scandinava, e Gofannon, famiglia francese, che crearono armi per i non guardiani, quindi armi capaci di compensare la mancanza di luce. Come abbiamo già visto in video passati, la forgia di Volund in particolare racchiude veramente molti segreti ed enigmi da completare. Alcuni rimangono ancora un mistero, mentre altri, come quello dei sigilli, sono stati completati. Ebbene, oggi vorrei partire proprio da qui. Come sappiamo dai video precedenti, utilizzando la mitragliatrice, il cecchino e l'arco dell'Armeria Nera, possiamo vedere sulle pareti della forgia di Volund dei simboli particolari. E sparando in combinazione a questi, otterremo un emblema e sbloccheremo un sigillo. In totale, questi sigilli da completare saranno tre. Poco tempo fa è uscito il video riguardo l'ultimo sigillo e quindi l'emblema della famiglia dei Gofannon. Ma non abbiamo ancora visto cosa succede se attiviamo tutti e tre i sigilli contemporaneamente. Ebbene, facendo ciò, quindi attivando il primo, il secondo e il terzo sigillo, di per sé non succederà niente. Dovremmo quindi avvicinarci allo schermo con le scritte Kabal che si trova vicino al secondo sigillo, quindi nel lato sinistro in fondo alla mappa, e interagire con questo. Fatto ciò, apparentemente non cambierà niente. Avvicinandoci però allo schermo rotto sotto la ventola di reazione, vicino al meccanismo della forgia, potremo vedere comparse delle scritte che prima non c'erano. Ovviamente queste, come quelle che avevamo già trovato, sono scritte in rune scandinave e tradotte grazie all'alfabeto fornitoci da Bungie, la frase che troviamo è questa: con gli occhi fissi alla fine dell'alba la quarta fiamma risorgerà, porta la conoscenza ottenuta ai predoni dei segreti e forgiati. In questa frase troviamo quindi un riferimento molto chiaro alla quarta forgia, di cui sappiamo veramente molto poco. Questa dovrebbe chiamarsi la forgia di Bergusia, ma non sappiamo tuttavia quale sia la sua storia. Questa frase rimane quindi decisamente criptica, e se vogliamo cercare di trovare un'interpretazione, possiamo quindi intuire che forse la quarta forgia si riaccenderà su Mercurio, considerando la frase con gli occhi fissi alla fine dell'alba, che letteralmente significa quando il sole è sorto. Inoltre, la conoscenza ottenuta che dobbiamo portare ai predoni dei segreti potrebbe trattarsi di tutte le informazioni che abbiamo quindi scoperto sull'Armeria Nera e che dovremmo consegnare a qualcuno, di cui però non conosciamo l'identità. Ovviamente queste sono solo supposizioni, la frase rimane comunque decisamente misteriosa e quindi di difficile interpretazione. Ma andiamo ora a vedere i segreti che si celano all'interno della forgia di Gofannon. Ebbene, qui sono presenti dei simboli anche riguardanti la mitragliatrice e il cecchino. Tuttavia sono pochi e apparentemente privi di significato, quindi vorrei soffermarmi su quelli che possiamo vedere utilizzando l'arco. Ebbene, diffusi in giro per la mappa della forgia di Gofannon, mirando con l'arco ottenuto dall'Armeria Nera, potremmo vedere dei simboli. Questi sono più precisamente il mezzo sole, delle sorte di onde, una specie di lettera, un gruppo di tre alberelli, delle ali, un cuore, un soffio di vento, una rosa e una farfalla. Simboli che potevamo anche vedere nella forgia di Volund e con i quali abbiamo ottenuto l'emblema del terzo sigillo. Tuttavia, all'interno di questa forgia i simboli si presentano accompagnati da dei pentagrammi, che per chi non lo sapesse è il metodo di scrittura della musica. Inoltre, vicino a questi pentagrammi è presente un numero che va dall'1 al 4. Più precisamente, vicino all'entrata possiamo vedere il simbolo delle onde rappresentante un sol con il numero 2. Procedendo sulla destra vediamo la rosa, sempre con un sol e il numero 3. Accanto c'è la lettera, accanto alla quale è rappresentato un La con il numero 2. Passando invece sul lato sinistro troviamo il soffio di vento, dove c'è un altro Sol e il numero 4. Ancora più a sinistra abbiamo il gruppo di tre alberelli, con un Si e il numero 1. Più avanti c'è il cuore, sempre con un Si e il numero 3, mentre al centro della mappa ci sono delle ali con un La e il numero 1. Se andiamo invece in fondo, in mezzo alle rovine, troviamo la farfalla, con il Si e il numero 2. Inoltre, oltre a questi pentagrammi che vi ho appena detto, sono diffuse altre 5 note all'interno della mappa, 3 a destra e 2 a sinistra, ma che comunque vedrete a schermo. Apparentemente questi simboli sembrano solamente delle incisioni, sparandogli infatti non vediamo alcuna aura sprigionarsi come succedeva con i simboli interagibili nella forgia di Volund, e queste informazioni rimangono quindi abbastanza inutili. Dato che anche se magari trovassimo una sorta di ordine in cui attivare questi simboli, non vedo come potremmo utilizzare le note all'interno del gioco.
Inoltre, sempre su questa scia, in fondo alla mappa, sul lato sinistro, troviamo una chiave di violino, simbolo utilizzato all'inizio di un pentagramma. Accanto a queste sono presenti tante Z, come se questa chiave stesse dormendo, e sopra una sorta di amuleto giallo. I simboli quindi presenti all'interno di questa forgia rimangono comunque abbastanza misteriosi o comunque incompresi, ma possiamo trovare un legame all'interno della forgia di Izanami. Infatti qui sul lato destro della mappa possiamo trovare un piccolo muro sul quale rivediamo tutti questi simboli in un ordine ben preciso. Inoltre sopra questa sequenza è presente un amuleto molto simile a quello di prima ma di colore bianco. Questa sequenza di simboli quindi potrebbe stare a significare l'ordine in cui andranno suonate le note. Tuttavia, anche ottenendo una melodia, questa non sarebbe riproducibile nel gioco e quindi rimarrebbe un po' fine a se stessa. L'unico altro metodo che ci è venuto in mente, considerando che questi simboli sono interagibili al contrario di quelli della forgia di GoFanon, è stato quello di sparare a questi in base al numero che era presente accanto. Quindi una volta sul sole, due volte le ondicelle, due volte la lettera e così via. Tuttavia non si ottiene alcun risultato. Ma passiamo ora agli altri simboli che non sembrano essere particolarmente collegati a questa sequenza, ma di cui tuttavia non abbiamo ancora scoperto una grande utilità. Passando quindi sul lato sinistro della forgia di Izanami, troviamo qui due simboli. Uno è quello della rosa, sopra il quale è presente un cucchiaio, mentre lì accanto troviamo anche il cuore, sovrastato da un coltello e da una forchetta. Tuttavia anche questi simboli non sono interagibili. Se invece guardiamo sulla parete di questo lato della mappa, troveremo una sorta di disegno di un bruco con le lettere V, H incise e il solito amuleto colorato di blu. Passando quindi alla parte centrale della mappa, troviamo qui due simbologie diverse. Subito vicino all'entrata, sotto una moltitudine di numeri romani, è presente un'incisione francese che recita: tu hai incoronato dei re e portato sangue e gioia per accumulare le ruote di Baserie. Anche stavolta l'incisione non è interagibile. E la frase rimane comunque alquanto criptica. Ovviamente con tu non penso si riferisca a noi guardiani, dato che l'incisione è comunque molto antica e risalente appunto ai tempi dell'età dell'oro. In particolare l'ultima espressione, accumulare le ruote di Baserie, rimane quasi incomprensibile. Riguardo quindi a questa incisione non saprei veramente cosa dire. I numeri romani sembrano scritti alla rinfusa e la frase non sembra avere un significato particolare. Se invece ci rechiamo più avanti sul lato sinistro della parte centrale della mappa, troveremo tre simboli, che io ho interpretato come il simbolo cinese, il simbolo francese e quello scandinavo. Il primo è l'amuleto che abbiamo già visto vicino alla chiave di violino e ai simboli, solo che stavolta è colorato di rosso. Il secondo è il giglio francese, sotto al quale è presente una chiave, e il terzo è un'incisione a dir poco incomprensibile. Proprio a proposito di questa vorrei collegarmi ad un'incisione che abbiamo trovato nella forgia di GoFanon, precisamente in mezzo alle rovine in fondo alla mappa. Questa incisione è scritta come al solito in scandinavo e traducendola troviamo un'altra frase veramente incomprensibile. A primo impatto abbiamo pensato si trattasse magari di una lingua scandinava, inserendo però queste parole in un traduttore con la funzione rileva lingua non siamo riusciti a trovare alcun risultato. Osservando meglio abbiamo poi visto che guardando questa scritta con la mitragliatrice, sopra ad alcune parole erano presenti dei simboli, come delle sorte di sottolineature, di cui però non abbiamo compreso il significato. Quindi ragazzi, questi erano tutti i misteri che avvolgono la forgia di GoFanon e quella di Izanami, e che probabilmente saranno collegati a questa quarta fiamma di cui abbiamo sentito parlare, ma che tuttavia non abbiamo ancora compreso appieno. Gli unici interagibili rimangono comunque la serie di simboli all'interno della forgia di Izanami, che magari potrebbero portarci a un ulteriore sigillo. Detto questo ragazzi, vi invitiamo a dire la vostra nei commenti se magari avete scoperto qualche altro simbolo che a noi è sfuggito o seppure avete pensato a un metodo per attivarli. Detto questo io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao!